Sì, buonasera. Dunque il mio è un intervento che riguarda sia le grotte, ma riguarda gli abitanti naturali delle grotte, fondamentalmente. Io come mia passione sono appassionato di fotografia e in modo particolare di natura e fotografia. Mi piace definire i veri appassionati di fotografia naturalistica come naturalisti e poi fotografi, non viceversa, quindi capite la sfumatura. Quando si presentano queste fotografie, il pubblico è sempre affascinato dalla tecnica e molte volte chiedono ma con quale macchina, con quali obiettivi, con quale tecnica. Ebbene, io mi sembra invece di sottolineare, mi sembra che sia giusto sottolineare, l'aspetto che ci sono due segreti fondamentali per realizzare delle fotografie naturalistiche, che è quello della conoscenza, della curiosità e dell'osservazione degli animali. Quindi non si parte tanto dalla tecnica, ma paradossalmente quello che serve di più è un binocolo piuttosto che una macchina fotografica. La macchina fotografica arriva sempre alla fine. Ora io gioco in casa, noi siamo tutti abituati a vivere all'aria aperta. Molto spesso si pensa che si può tranquillamente fare le fotografie degli animali senza sporcarsi le mani, senza prendersi l'acqua, senza insomma le cose di cui noi siamo normalmente abituati, forse siamo più a casa nostra sotto un faggio piuttosto che nel letto di casa, insomma, almeno per me è così. Quindi soltanto all'ultimo la macchina fotografica prende campo. Prima ci deve essere tutta una formazione per diletto, per gusto, che è quella della conoscenza del territorio, degli animali e del vivere fuori la mia terra. In modo particolare il fotografo deve essere molto attento alla qualità della luce, prima ancora della qualità della propria macchina fotografica e della conoscenza della propria attrezzatura. Mi piace sempre scherzare dicendo che noi che fotografiamo negli ambienti di grotta siamo un po' onnipotenti, cioè nel senso che ci dobbiamo creare sì l'inquadratura, ma poi siamo anche creatori di luce, quindi proprio l'onnipotenza massima del fotografo. E ce la creiamo come ci piace, come vogliamo, quindi c'è una fantasia e una creatività veramente molto, molto alta. Quindi giocare con la luce vuol dire utilizzare la luce in tutte le sue forme. Nelle fotografie che vedete quello che gioca è il tempo molto lungo, però si può giocare con la luce anche con tempi estremamente ridotti della luce, cioè se io utilizzo dei sistemi di emissione luminosa estremamente rapidi, ti parlo intorno a un 20 millesimo di secondo, cosa che un operatore fotografico non arriverà forse mai, ecco che si ottengono delle fotografie come queste qui che state vedendo estremamente d'effetto, diciamo, sono dei si riescono a toccare dei movimenti che altrimenti non si riuscirebbe a fare con un sistema meccanico. Com'è che si fa? In realtà diciamo è l'animale in questo caso che fotografa se stesso. Viene realizzato un sistema elettronico che qui vedete molto semplificato, ma insomma è un raggio infrarosso che viene interrotto, una centralina comanda di conseguenza con tempi estremamente brevi, comanda sia la macchina fotografica che il lampo del flash. Quindi parliamo di animali nostri, animali pipistrelli, quindi così come si fotografa un insetto si può fotografare anche ovviamente un pipistrello che vola. Il massimo rispetto. Chi conosce quindi gli elementi fondamentali che dicevo prima, la conoscenza degli animali, sa che la prima cosa è il rispetto. L'invasività della tecnica fotografica molte volte può alterare il ciclo biologico degli animali. Per esempio per i pipistrelli questo potrebbe essere una finestra temporale abbastanza diciamo utile per poterli fotografare, perché hanno nel loro ciclo un momento diciamo un pochettino più tranquillo, altrimenti o rimane in letargo, si riproducono, insomma hanno le loro cose da fare. È bene ricordarsi quindi di limitare al massimo il disturbo, molte volte li incontriamo in grotta, e magari evitare dei contatti molto ravvicinati. Domani avremo Paolo Agnelli,
di conseguenza lui sarà molto più attento a spiegare questo aspetto di tutela di questi animali. Concludo semplicemente facendovi vedere delle immagini realizzate con la tecnica che vi ho spiegato prima, immagini dove vedete c'è una certa composizione particolare, insomma, quindi non soltanto l'animale ripreso nella sua, in questo caso mentre vola, e questo è un esempio dell'attrezzatura che vedevo prima schematizzato in queste due righe, ma vedete che c'è quasi un cambio importante. Cose molto particolari, questa è la centralina, circuiti molto particolari e dei momenti di ripresa durante le fasi di fotografia. Se volete, siamo in quella saletta dove avete visto dei pipistrelli a disposizione. Grazie a tutti.